Sono d'accordo, però il discorso è sempre lo stesso, cioè a me che un giocatore abbia 20 macchine, a me non mi frega niente. Vuoi sapere quante macchine aveva tu? Allora, vuoi sapere quante macchine aveva tu? Ti dico una cosa, c'era una persona, c'era una persona per cui io ho lavorato per 7 anni che secondo me lo poteva mettere in riga, sì. Che era un certo Luciano Moggi. Esatto. Allora ti assicuro che di macchine ne teneva una, forse, e la teneva della Fiat. Ok, ok, perché per entrare a Vinovo, adesso Vinovo, ma all'epoca comunale, tu dovevi entrare con la Fiat, se no non entravi. Lo so. Dovevi seguire determinate regole e le regole non erano scritte. Le regole te le dava con uno sguardo. Con uno sguardo e le dava a tutti, sì, le dava da Zidane a Pessotto. Sì, però capisci, allora, che se nel mondo del calcio, in 20 anni stiamo dicendo che una persona, in 20 anni una persona poteva mettere a posto Balotelli, c'è qualcosa che non va. Perché allora devi sempre sperare che ci siano i Messi che fanno i bravi bambini. Ma attenzione, attenzione, questa persona non è che ti metteva a posto per sempre, a lui bastava mettere a posto per gli anni che stava lì. Poi quando andava via, se poi ricominciava a fare il tiro, volevo sentire un attimo Paolo.